Mancano poche settimane e fervono i preparativi per il concorso nazionale 6 Stelle, concorso ippico, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio alla scuola napoletana di equitazione. Ed è un doppio momento, perché parte questo concorso, Memorial Giovanni Naldi, che punta a essere un concorso che si inserirà negli anni nel calendario nazionale degli eventi legati agli sport equestri. Ma è anche un momento per festeggiare i 75 anni della scuola, che è la seconda. In Italia per anzianità, se così possiamo dire, e in qualche modo anche per la riapertura di questa scuola. Partiamo dal concorso. Mancano poche settimane. I preparativi sono ovviamente al top. Vi state avvicinando a questo concorso, un concorso che vedrà 80 cavalieri provenienti da buona parte d'Italia. Sicuramente siamo tutti pronti. Abbiamo anche la collaborazione della, di Arezzo come organizzazione del concorso. Eh, con il signor Riccardo Boricchi che ci ha dato anche una mano a ripristinare per intero un campo verde eh, rifatto nuovo per questa occasione. Quindi eh, è stato un campo rifatto nuovo perché aveva bisogno di essere riseminato nuovamente e se poi vediamo è uno scenario sempre bellissimo. Anche perché ha bisogno in qualche modo di essere adattato anche a quella che è la competizione, parliamo di salti e ostacoli, quindi anche per la salvaguardia degli animali, dei cavalli. Sì, andava ripristinato perché venendo cavalieri e cavalli di un certo rilievo devono anche saltare su terreni adeguati e quindi adatti e messi in ordine. Parliamo di questo concorso, abbiamo detto dal 15 al 17 maggio riportate un'iniziativa importante nella città di Napoli, alla scuola napoletana di equitazione nel quartiere Bagnoli, un concorso che in qualche modo è alla prima edizione di una iniziativa che voi puntate a far crescere nel corso degli anni Sicuramente, prima edizione, eh, come dicevo Memorial Giovanni Naldi un socio fondatore stato di questa scuola e il figlio Salvatore Naldi ha avuto questa idea bellissima di dedicargli un concorso che inizia come un concorso a 6 stelle Destinato probabilmente a diventare un internazionale nei prossimi anni. Ecco, concorso a 6 stelle significa in qualche modo puntare l'attenzione su quello che è il montepremi, che è 50.000 euro, che in sì. qualche modo è un montepremi alto. Sì, sicuramente è un montepremi alto, confidiamo anche sulla partecipazione di cavalieri che seguiteranno la settimana successiva. Per un concorso di Piazza di Siena, quindi è una data che precede Piazza di Siena. Quindi in qualche modo precedete forse l'evento più importante in Italia? Precediamo l'evento più importante perché Piazza di Siena rimane l'evento forse più bello che c'è anche come scenario e noi lo abbiamo fatto una settimana prima ed è probabile che alcuni cavalieri che vanno a Roma passino anche da noi. Quindi in qualche modo è il preambolo poi a, questa, a questo grande appuntamento. Al uh, concorso a parte in questi tre giorni, dal 15 al 17, ci saranno una serie di iniziative anche collaterali. Lei mi parlava anche di un'iniziativa per i più piccoli. Iniziativa per i più piccoli perché abbiamo qui come scuola un settore pony, eh, una scuola Pony molto funzionante e ci eravamo ripromessi durante il concorso di dare la possibilità ai bambini di fare delle prove sui Pony perché, eh, per promuovere un po' questo settore e ci è sembrata un'iniziativa positiva per la scuola. Quindi in qualche modo anche i più piccoli con i loro genitori potranno avvicinarsi al concorso e tra una prova e l'altra magari anche poter in qualche modo divertirsi ed avvicinarsi all'Ippica, alle, alle sporte queste. E chissà perché uno di questi bambini forse un giorno lo potremo rivedere in questo campo a gareggiare. Abbiamo affrontato ovviamente anche l'aspetto legato alle manifestazioni collaterali, ci saranno anche sfilate, anche momenti di moda. Sì, ci sono delle sfilate, c'è una serata di gala il venerdì sera. Venerdì 15. Venerdì 15, aperta chiaramente anche ai cavalieri, eh, eventi come sfilate eh, eh, e altri tipi di eventi, per esempio abbiamo l'apertura del concorso La Fanfare dei carabinieri, che è una molto scenica. come. Eh, apertura di concorso, abbiamo degli invitati anche eh, di soci mh, che hanno, sono stati a loro volta figli di presidenti del circolo, che fanno parte poi del comitato d'onore. E speriamo riesca una bella festa, questo è la, il nostro augurio. Un'ultima cosa allora sulla scuola, lei accennava in precedenza all'attività legata ai poni. Legata ai pony perché oggi la scuola dei pony è fondamentale per la formazione dei bambini che ci auguriamo poi passeranno sui cavalli e diventeranno dei giovani atleti che possano rappresentare la scuola napoletana nelle gare nazionali in giro per l'Italia. La scuola però si sta aprendo alla città, tante iniziative, anche nelle settimane precedenti il concorso. Certamente iniziative di tipo culturale, decisamente, eh, altri tipi di eventi e che staremo a vedere, piano piano staremo a vedere.